Sicilia, nel tardo pomeriggio a Colle Umberto, 67enne in sella alla moto, venne travolto da un'auto che stava svoltando. Inutili i tentativi di rianimarlo. Super bonus, maxi frode da 24 milioni di euro messa a segno da un consorzio di Nervesa. Della battaglia indagate 3 persone, 2 trevigiani, 230 famiglie si trovano con lavori mai eseguiti. Paura nel pomeriggio nel quartiere di San Paolo a Treviso, storico negozio di ortofrutta devastato da un incendio. Le fiamme costringono a evacuare la palazzina di 12 appartamenti. Una 69enne veneta in Svizzera per morire, la donna malata di tumore polmonare incurabile si è rivolta all'associazione Luca Coscioni per accedere legalmente al suicidio assistito. Abbiamo paura a ripercorrere quella strada, quella gente è pericolosa, torna a parlare uno dei giovani trevigiani aggrediti a Jesolo nell'ennesimo episodio di violenza in città, indagini in corso sul pestaggio. Se sei data oggi a Treviso, Manuela De Bernardista Doan, primo questore, donna, sicurezza partecipata e sinergia tra le varie istituzioni sono fondamentali. Nuovo malessere in Casa Lega per la richiesta di contributo di 5.000 euro ai consiglieri regionali per la campagna elettorale delle politiche. I vertici dicono si è sempre fatto, Villanova, vogliamo spiegazioni. A Treviso le prime riprese della fiction veneta Bottega Reato con Igor Barbazza, Chuck tra Pescherie e Buranelli, tra gli attori per un giorno a sorpresa anche il sindaco Mario Conte. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Treviso, e dunque in primo piano c'è la cronaca, la notizia dell'ultima ora di una purtroppo nuova tragedia della strada lungo le strade appunto della Marca Trevigiana. È una tragedia che si è consumata poco dopo le 18.30 a Colle Umberto, dove un motociclista di 67 anni è stato travolto e ucciso da un'auto che stava svoltando lungo via Menarè all'altezza della farmacia Carraro. Il Centauro è stato travolto in pieno e sbalzato a terra nell'impatto, ha riportato gravissime ferite sul posto. Immediatamente sono arrivati l'ele soccorso del SUME e un'auto medica. I sanitari hanno tentato di rianimare l'uomo, che però è morto poco dopo. Inevitabili le ripercussioni sul traffico sul posto, anche per accertare con esattezza la dinamica la polizia stradale. Torneremo a parlare di incidenti stradali più tardi. Prima però le indagini della Guardia di Finanza di Treviso, che hanno scoperto una maxi frode da 24 milioni di euro messa a segno da un consorzio di Nervesa della Battaglia. Il tema è quello del super bonus 110%. Il consorzio offriva questi lavori dall'A alla Z, quindi chiavi in mano. Un consorzio chiamato Casa Zero, con sede Nervesa della Battaglia, 3 le persone a capo. Il primo, un rappresentante legale, un 47enne milanese. Il secondo gestiva tutte le attività, un 38enne trevigiano. Il terzo, un ingegnere trevigiano di 55 anni, firmava asseverando che i lavori sulla carta erano stati eseguiti, ma almeno nel 50% dei casi non era stata montata nemmeno un'impalcatura. La Guardia di Finanza di Treviso ha scoperto una maxi frode, 24 milioni di euro di crediti fittizi intercettati, oltre 500 le commesse raccolte tra Veneto, Friuli e Lombardia, almeno 230 i lavori per i quali era già stata firmata la cessione del credito. Cosa faceva il consorzio? Non effettuava i lavori, però grazie alla compiacenza di un professionista che era l'asseveratore, certificava l'avvenuto svolgimento di questi lavori per saldi avanzamento, quindi del 30% almeno, quindi per saldi di avanzamento, stati di avanzamento successivi. Stati di avanzamento che davano il via libera alla richiesta all'Agenzia delle Entrate del versamento del credito spettante. Insomma, così il gruppo monetizzava. Ad insospettire i finanzieri il fatto che il consorzio fosse nato proprio in piena pandemia. Mentre tutti chiudevano, questo consorzio apriva, quindi questo consorzio si costituiva perché ovviamente aveva intuito l'opportunità che sarebbe sorta grazie ai bonus che il governo avrebbe erogato di lì a poco. Il fatto che la società operativa, che di fatto doveva eseguire i lavori, al 90% era costituita da dipendenti amministrativi. Non c'erano gli artigiani che avrebbero dovuto eseguire i lavori. La finanza invita i cittadini a monitorare lo stato delle pratiche di chi abbia avviato lavori con il bonus 110, verificando con lo SPID sul sito dell'Agenzia delle Entrate, dove
dove tutto è nero su bianco. Se non ci sono stati lavori ma figurano delle fatture, una cessione del credito, è importantissimo rivolgersi alla Guardia di Finanza per segnalare questa situazione per i relativi approfondimenti. Se anche il cittadino non è in possesso degli strumenti tecnologici come lo SPID, il mio invito è comunque rivolgersi alla Guardia di Finanza a segnalare la situazione. Già disposto il sequestro dei crediti fiscali acquisiti, liquidità e immobili in possesso dei tre. Il capo di imputazione è truffa aggravata ai danni dello Stato. A Treviso ancora con la paura nel pomeriggio nella zona del Biscione di Viale Francia. Siamo in quartiere San Paolo in città. Le fiamme che devastano uno storico negozio di ortofrutta e le fiamme che costringono a evacuare un'intera palazzina. Ho sentito puzza di fumo. Dopo sono uscita con mia nonna nel terrazzo e ho visto un sacco di fumo venire verso di qua, perché era appena successo, ho visto che stava andando tutto a fuoco. Erano le 14.30 quando un rogo è divampato in un negozio di ortofrutta al piano terra di una palazzina di Viale Francia. I residenti, vedendo il fumo uscire dalla serranda del negozio, chiuso dal proprietario da poco più di un'ora, hanno immediatamente chiamato i vigili del fuoco. Le fiamme intense e una coltre di fumo alta più di 20 metri hanno portato all'evacuazione dei 12 appartamenti della palazzina. Hanno suonato tutti i campanelli, ha detto dovete, perché non si sapeva cosa fosse successo, poteva scoppiare una bombola, poteva esserci qualcosa, insomma, allora siamo tutti venuti giù. Un rogo difficile da spegnere, di cui ancora non si conoscono le cause. In corso infatti le indagini da parte della polizia locale. Al momento il sospetto è che l'incendio possa essere divampato a causa di un cortocircuito del nuovo motore del frigorifero, ma nessuna pista, anche quella del dolo, è al momento esclusa. Quel che è certo è che le fiamme hanno completamente distrutto il negozio di ortofrutta, ma soprattutto i suoi 40 anni di storia. E dispiace, dopo 40 anni... vedere questa cosa qua mi dispiace molto. Una 69enne veneta in Svizzera per morire. La donna, malata di un tumore polmonare incurabile, si è rivolta all'associazione Luca Coscioni per accedere legalmente al suicidio assistito. Un tunnel di dolore senza fine, dove la speranza lascia spazio solo alla consapevolezza che nulla si può più fare. Così, giorno dopo giorno, Adelina, un nome di fantasia per rispettare la sua privacy, ha maturato la sua decisione, quella di morire. 69 anni, pensionata, residente nel Veneto, affetta da una grave patologia oncologica polmonare irreversibile con metastasi. Ha resistito, ha combattuto fino a quando ha voluto dire lei la parola fine. Fine ad un calvario che non sarebbe mai terminato e che avrebbe portato alla sua morte. Così, dopo tanta sofferenza, Adelina ha chiamato l'associazione Luca Coscioni, una telefonata per chiedere di aiutarla a morire, per chiedere di poter accedere legalmente al suicidio assistito. Ad accompagnare la 69enne nel paese elvetico, Marco Cappato, tesoriere dell'associazione, che rischia però, per quella che lui considera una disobbedienza civile, 12 anni di carcere con l'accusa di aiuto al suicidio. Adelina non rientra nei casi previsti dalla sentenza della Corte Costituzionale sul caso Cappato di Jay Fabo per l'accesso al suicidio assistito in Italia. Nel nostro paese, infatti, proprio grazie alla disobbedienza civile di Cappato per l'aiuto fornito a Fabiano Antoniani, il suicidio assistito è possibile e legalmente in determinate condizioni della persona malata che ne fa richiesta, ovvero una persona affetta da una patologia irreversibile, fonte di intollerabili sofferenze, pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli e tenute in vita da trattamenti di sostegno vitale. Adelina invece non è tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale. Sto accompagnando in Svizzera una signora gravemente malata. Solo lì può ottenere quello che deve essere un suo diritto. Sarà libera di scegliere fino alla fine, ha dichiarato Marco Cappato. Lei la sua scelta l'ha già fatta. Un'attesa ulteriore avrebbe potuto infatti determinare solo ulteriori sofferenze e peggioramenti, vista la progressione della malattia già in fase avanzata. Adelina è già in Svizzera. Torniamo adesso a parlare della vicenda dei ragazzi trevigiani aggrediti a Jesolo. L'abbiamo raccontato ieri nel nostro telegiornale. Torna a parlare uno dei ragazzi aggrediti in via Olanda, appunto due notti fa, e confermano anche la paura di tornare in quella zona, mentre le indagini proseguono.
sta facendo il possibile per dimenticare quella sera, perché comunque ci sono stati, è stato un momento di terrore da parte di tutti e sì, non lo auguro assolutamente a nessuno. C'è ancora paura negli occhi di Marco quando ripercorre quei momenti terribili. Venite presto, ci stanno picchiando. Sono queste le parole del giovane ventenne trevigiano al 112. Intanto la furia di questo gruppo non si placava. Pugni, calci, schiaffi. Si tratta di uomini forse dell'est Europa, lattine in mano, ubriachi. Abbiamo provato a dirgli di fermarsi, ma loro continuavano. Cioè, dal video si vede anche un loro amico che li tiene, ma erano scatenati. Loro volevano pestare, volevano tirar fuori la forza ad ogni costo. All'arrivo dei carabinieri e dell'ambulanza, gli aggressori si erano dati alla fuga. A terra il ventenne di Montebelluna, trasportato in ospedale. Sta meglio, ma per ora è tornato a casa. Ne avrà per una decina di giorni. Queste cose ti segnano, perché dopo hai paura di uscire, non ti senti mai al sicuro da nessuna parte, anche perché là era come la piazza che frequentavamo, i posti dove, le strade che facevamo ogni giorno. Immediate le indagini dei carabinieri, che hanno visionato il video fatto da una persona residente nella zona dell'aggressione. Una volta identificati, verranno accusati di lesioni personali aggravate. Almeno 3 gli uomini che hanno colpito i giovani, anche se il gruppo era più numeroso. Quella è gente pericolosa e la giustizia qua non funziona. Quindi c'è paura? Sì, perché alla fine non succede mai niente, si faranno un interrogatorio, escono fuori, ciao amici, a fare lo stesso che facevano prima. E loro erano consci, perché se no non vai a menare gente di notte gratis. E di sicurezza ha parlato oggi Manuela De Bernardin Stadoan, primo questore donna della città di Treviso, che appunto si è presentata alla città. Sicurezza partecipata e sinergia tra le varie istituzioni sono fondamentali, ha detto. Sentiamola. Sono arrivata in una provincia sicuramente complessa, ricca di molte sfaccettature, ricca economicamente, quindi che richiederà un'attenzione di prevenzione e repressione attente. Manuela De Bernardin Stadoan, prima donna chiamata a reggere la questura di Treviso, si è insediata oggi. Già questore di Udine, è stata vicario a Pordenone ed ha diretto per 4 anni il compartimento della Polfer del Veneto. Bellunese d'origine, proprio a Belluno, ha iniziato la carriera, dove ha diretto la divisione di polizia amministrativa e la squadra mobile, per poi passare al commissariato di Cortina d'Ampezzo. Ha prestato servizio anche a Venezia, dove ha diretto la divisione anticrimine. Una provincia, quella di Treviso, ha detto il nuovo questore, dove non c'è un tessuto sociale degradato, ma poiché tutto può accadere dappertutto, è fondamentale che ognuno faccia la propria parte. Quindi un cittadino, una persona consapevole, si può difendere meglio, almeno come primo livello, dagli attacchi alla sua sicurezza. E poi c'è il nostro lavoro, che è quello di garantire la sicurezza con gli strumenti che abbiamo. Approccio globale anche per il fenomeno in aumento della violenza giovanile. Un approccio sicuramente globale che deve essere integrato con interventi di altre istituzioni, perché i giovani vanno formati, ma vanno istruiti, vanno seguiti anche dal punto di vista non solo penale dei comportamenti illeciti. Ognuno deve fare la sua parte, noi faremo la nostra. Il primo incontro con la stampa, il nuovo questore l'ha voluto concludere con un pensiero al giornalista Omar Monestier, scomparso improvvisamente la notte scorsa. Eravamo giovani in Belluno, l'ho ritrovato a Pordenone, l'ho ritrovato a Udine, e ecco, l'intenzione, l'ho saputo stamattina, insomma, l'intenzione di iniziare questo incontro con lui, con la commozione, del questore di Treviso per la scomparsa di Omar Monestier, una notizia che ha gettato nel profondo cordoglio tutto il mondo del giornalismo del nord-est e non solo. Aveva solo 57 anni, una scomparsa improvvisa. Era attualmente direttore del Piccolo di Trieste, del Messaggero Veneto, è stato a lungo anche direttore del Mattino di Padova e del Corriere delle Alpi.
L'importante è avere rispetto della propria squadra, dei lettori, delle istituzioni, del luogo dove si è, e credo che questo non mancherà, la mia storia professionale credo lo testimoni. Era un giornalista nato dalla fiorente scuderia dei collaboratori del Gazzettino di Giorgio Lago, Omar Monestier, attuale direttore del Piccolo di Trieste del Messaggero Veneto. 57 anni, ne avrebbe compiuti 58 a settembre, si è spento improvvisamente la scorsa notte nella sua casa di Moruzzo, in provincia di Udine. Una lunga carriera nei quotidiani del nord-est è la sua, che aveva preso le mosse proprio dal Gazzettino, dove era entrato come collaboratore nel 1990. Assunto nella neonata Gazzetta delle Dolomiti, nella redazione di Belluno era passato alla Cronaca di Verona per poi approdare prima al Mattino dell'Alto Adige, poi all'Alto Adige, dove era direttore Fabio Barbieri. Proprio Fabio Barbieri seguì a Padova la redazione del Mattino di Padova, prima come vice direttore, a cui si aggiunse il coordinamento della Tribuna di Treviso e della Nuova Venezia, poi come condirettore, infine dal 2005 come direttore e dal 2011 anche direttore del Corriere delle Alpi. Nel 2012 approdò in Friuli Venezia Giulia, direttore del Messaggero Veneto e poi anche del Piccolo, alternandosi in questa doppia carica tra Udine e Trieste. Grande il cordoglio e la commozione per la scomparsa di un fine conoscitore di queste terre e delle loro dinamiche profonde. Torniamo alla cronaca, torniamo a Treviso. Un trentenne di Preganziola a 90 all'ora e un giovane di Silea quasi 80. Il put, insomma, scambiato per un autodromo. Lo testimoniano i dati dei controlli per la sicurezza stradale effettuati dalla polizia locale nel fine settimana. Ma non basta, gli agenti hanno anche fermato due automobilisti che guidavano in stato di ebbrezza. Uno, un 36enne di Montebelluna, aveva un tasso alcolemico di 4 volte superiore al limite consentito. Si tratta di un piano mirato di sicurezza a 360 gradi, spiega il comandante della polizia locale Andrea Gallo. Sono ben 4 le pattuglie impiegate dalla sera di sabato fino alle 6 del mattino per contrastare i fenomeni legati alla guida in stato di ebbrezza, al superamento dei limiti di velocità e anche al disturbo della quiete pubblica. E a proposito di incidenti stradali, ULS 2, ULS 4 e Regione firmano un protocollo insieme ai sindaci per arginare il fenomeno sempre più crescente degli incidenti stradali, molti dei quali, come sappiamo, mortali. Oggi al Cafoncello la firma. Ci preoccupiamo delle morti causate dal Covid e dalle altre malattie, ma non ci preoccupiamo dei morti sulla strada. Secondo l'Istat, gli incidenti sono la prima causa di morte nei giovani tra i 15 e i 24 anni. Sono le dichiarazioni e i dati che hanno anticipato la conferenza stampa di questa mattina, che ha riunito sullo stesso tavolo ULS 2, ULS 4, Regione Veneto, associazioni, conferenza dei sindaci delle rispettive aziende sanitarie per la firma di un protocollo d'intesa per la riduzione del rischio di incidenti stradali. Se nel 2021 sulle strade hanno perso la vita 58 persone, nella prima metà del 2022 siamo già a 39, per non parlare delle centinaia di persone rimaste lesionate a vita. Per spiegare ai neopatentati quali sono i veri rischi, l'alcol, le sostanze e soprattutto l'uso del smartphone, perché purtroppo è dimostrato il 35% degli interventi sono di incidenti sono legati allo smartphone. Interventi destinati a neopatentati ma anche agli adulti. Noi chiediamo la patente di guida, ovviamente per un tir che pesa un tot di tonnellate, e non chiediamo una patente di guida per un monopattino che va a 25 km all'ora, che va al fianco del tir e può essere risucchiato dal tir. L'obiettivo dell'intesa è quello di promuovere e aumentare la consapevolezza sui rischi della strada, ma anche creare pratiche di azione condivise, sia per la prevenzione, con il lavoro nelle scuole e nelle autoscuole, sia per il dopo, il sostegno economico e psicologico alle famiglie. Ad esempio anche, purtroppo, l'organizzazione di un funerale con un dispendio di volontari, insomma delle situazioni che non siamo abituati fortunatamente a gestire. L'importante è adesso creare un coordinamento per arrivare nei prossimi casi, che purtroppo ci saranno perché gli incidenti sono all'ordine del giorno, in maniera preparata e soprattutto condivisa. E sicuramente nel caso della nostra conferenza di sindaci ci sarà Cittadinanza Attiva, con cui lavoriamo già assieme, con un gruppo di lavoro composto appunto da soggetti che vanno a rientrare a diverse aree, salute mentale, disabilità e tutti gli esiti che emergono rispetto a questo. I primi incontri e tavoli di lavoro ci sono già stati, azioni già presenti sul territorio, ma che per la prima volta avranno un'unica cabina di regia, quelle a favore delle vittime ma anche dei familiari, azioni di consulenza per le associazioni ed anche per le forze dell'ordine.
Una notizia di servizio che riguarda il traffico, perché dalle 8 alle 18 di domani sarà interrotto il traffico a Trevignano per circa un chilometro sulla strada Feltrina per lavori relativi a una perdita di acqua. Il traffico verrà deviato sulla bretella della pedemontana veneta di Signoressa per cercare di limitare il più possibile disagi agli utenti. Il direttore generale di Veneto Strade, Silvano Vernizzi, spiega: purtroppo si tratta di un'emergenza e bisogna intervenire immediatamente anche per la sicurezza degli automobilisti. Gli operai di Veneto Strade sono già al lavoro per predisporre la segnaletica d'obbligo per indirizzare gli automobilisti lungo la deviazione. Dunque, dalle 8 alle 18 di domani, la interruzione del traffico a Trevignano per un chilometro sulla strada Feltrina per i lavori relativi a questa perdita di acqua. Adesso pochi istanti di pubblicità, poi la politica. Rieccoci in studio, in diretta. Parliamo di attacchi ai sindaci, ne abbiamo parlato tante volte nel corso di questi mesi. Lo aveva annunciato il sindaco di Castelfranco, Stefano Marcon, qualche settimana fa, e ora con l'avallo della giunta comunale il comune procederà con la querela nei confronti di una donna, di una signora, che aveva usato parole molto pesanti su Facebook, ad essere presi di mira lo stesso sindaco e la stessa giunta relativamente al ricorso perso in Cassazione dal comune riguardo al condominio di Via Giotto con una causa iniziata nel 2014. Una sentenza che aveva dato alla donna lo spunto per scrivere online queste parole. Da ignorante mi viene da pensare che questo sindaco e questa giunta hanno l'ossessione del cemento per non farsi carico della pulizia del verde. Mi fa anche pensare, aveva continuato la donna su Facebook, che certe costruzioni concesse sotto banco ci siano pure bustarelle per il consenso, perché ci sono vari edifici fatiscenzi che potrebbero essere rivalutati, invece rimangono abbandonati. Parole pesanti, quindi il taro del sospetto di bustarelli, di tangenti che secondo l'amministrazione comunale mettono in discussione la integrità morale dei soggetti indicati. Per questo si è deciso di procedere alla presentazione di querela per il reato di diffamazione aggravata dal mezzo della stampa. Non ci sono querele di mezzo, ma a polemiche sì, e parliamo in casa Lega della bagarre per la richiesta che arriva di un contributo di 5.000 euro ad ogni consigliere regionale per sostenere la campagna per le politiche. In Veneto c'è polemica, si dice non è ancora arrivata una richiesta ufficiale, ma già i consiglieri sono contrari. Sentiamoli. Al momento non mi è stata fatta nessuna telefonata dei vertici del partito e quindi sono in attesa di capire anch'io di cosa stiamo parlando. Lo ripete Alberto Villanova, consigliere regionale. Lo ribadisce anche Fabrizio Boron. Nessuna comunicazione è arrivata ai consiglieri regionali del Carroccio, se non ai capogruppo. Dovessero, insomma, chiedermi questo obolo per le politiche, io faccio un ragionamento semplice. Alle regionali, i consiglieri regionali non solo hanno contribuito nella campagna elettorale, ma hanno dovuto anche prendersi le preferenze e quindi pagarsi la propria campagna elettorale. Oggi ci sarebbero dei parlamentari che io dovrei pagargli la campagna elettorale e penso che dovrebbero fare il stesso gesto che hanno fatto i consiglieri regionali, ovvero versano al partito il loro contributo e si pagano anche la campagna elettorale. Non credo sia corretto chiederlo a noi. Che si tratti di una prassi consolidata lo conferma il deputato Giuseppe Paolin. So che noi tutti ad ogni campagna elettorale siamo chiamati ad aiutare il movimento per affrontare le spese della campagna elettorale. Il sottoscritto poi è responsabile organizzativo e lo sa benissimo. Quindi non credo, adesso valuteremo la polemica che è portata a, ma non credo ci sia nulla di strano, ognuno di noi versa una quota mensile per sostenere il movimento e anche per le campagne elettorali è lo stesso. A ribadire che si tratta di una prassi più che consolidata è anche il coordinatore veneto della Lega, il deputato Alberto Stefani. Pronta la replica di Alberto Villanova. Io nel 2018 ero già consigliere regionale e non mi ricordo di una richiesta di questo tipo, quindi per molti di noi è la prima volta che sentiamo parlare di questo tipo di richiesta di contributo. E appunto aspetto di sapere dai nostri vertici regionali e nazionali appunto qual è l'ammontare, qual è la richiesta effettiva, se c'è questa richiesta, per capire. Non ha nessuna intenzione di finanziare la campagna di seggi considerati blindati il consigliere regionale Boron, che getta benzina sul fuoco. Io un contributo per la candidatura di un parlamentare che magari in un collegio blindato
e che non ha nemmeno la difficoltà di andarsi a prendere le preferenze, non lo do. Intanto il ministro veneto bellunese Federico D'Incà, che in questi giorni ha lasciato il Movimento 5 Stelle, ha presentato oggi a Roma l'associazione Ambiente 2050. Dice sarà una voce in più sui temi ambientali nell'area progressista e c'è un dialogo aperto con il Partito Democratico. Sfondo blu, 12 stelle, due tricolori e la scritta Ambiente 2050. Il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà e Davide Crippa, ex capogruppo alla Camera, presentano la nuova associazione politica dopo la fuoriuscita dal Movimento 5 Stelle. Un laboratorio che guarda a cittadini, associazioni, imprese, insegnanti e agli amministratori locali per porre le questioni ambientali al centro dell'agenda politica da oggi al 2050. Ma come si colloca questo nuovo soggetto politico in vista delle elezioni del 25 settembre. Il tempo stringe e tra una decina di giorni le liste dovranno essere chiuse. Il nostro interesse in questo momento è poter dare una voce in più, una voce autorevole a tutte, diciamo, quelle persone che in questo momento guardano al tema ambientale. Ed è chiaro che lo faremo all'interno, diciamo, della parte progressista, dove noi cinque addirittura ci troviamo, siamo sempre stati all'interno di quella parte progressista. Dialogo aperto dunque con il fronte progressista. Questa sarà un'associazione e che sarà un contenitore politico. Sicuramente non presenteremo le liste per andare a raccogliere firme, oggettivamente ci presentiamo come un'opportunità per creare un collegamento tra un'esigenza e la politica. Interlocuzioni con il PD in corso, ma ancora in divenire. Su questo fronte mi sembra strano non poter dialogare col Partito Democratico, nel senso che ci dialogavamo prima, da capogruppo l'ho sempre fatto. Oggi presentiamo questa associazione e poi sono convinto che matureranno, diciamo, delle possibilità per parlare di temi. A noi in questo momento interessa parlare di temi che... Ma la politica, il cinema e torniamo nel capoluogo della Marca. Il primo ciak questa mattina per Bottega Reato, una fiction girata nel centro della città con tra gli attori a sorpresa anche il sindaco Mario Conte. Chuck si gira, non siamo ad Hollywood ma tra le vie del centro di Treviso. Questa mattina infatti sono iniziate le riprese del teaser, ovvero l'anteprima della fiction Bottega Reato, una storia tra commedia e noir con protagonisti grandi attori come Igor Barbazza e Davide Stefanato. Una fiction scritta a quattro mani da me, Davide Stefanato, che è il mio socio di Restera Produzioni, assieme a Linda Collini e Laura Feltrin. L'ambizione è quella di poter portare la fiction qui sul nostro territorio e speriamo, incrociamo le dita. Noi l'impegno ce l'abbiamo messo, sono tanti anni che professiamo questo e quindi speriamo che possa essere veramente la volta buona. Trailer della fiction che sarà presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nello spazio dedicato alla Regione Veneto. La nostra intenzione è quella di portare finalmente la fiction in Veneto con una squadra quasi interamente veneta, quindi è un progetto ambizioso che con noi ha portato nella squadra moltissime persone che si sono date da fare, che sono salite sul carro con noi, che hanno voluto portare avanti questo progetto. Speriamo vada in porto. Si incrociano le dita. E mentre tutti incrociano le dita, il regista Andrea Canepari per questo primo Chuck ha dovuto dirigere un attore insospettabile, il sindaco di Treviso, Mario Conte. La mia battuta è durata davvero pochi secondi, però è stato emozionante per una volta indossare le vesti dell'attore, anche se nella fiction facevo il sindaco, quindi mi è venuto abbastanza bene, dai. Sindaco, la rivedremo agli Oscar? Sì, in platea ovviamente, a guardare i veri attori, però insomma dai, oggi mi sento un po' più attore, però adesso rimetto le vesti del sindaco, quello vero. E questa mattina, prima di girare nella fiction Bottega Reato, il sindaco ha partecipato a una tradizione tutta veneta e trevigiana, cioè il primo di agosto bere un bicchiere di vino a digiuno appena svegli. Abbiamo fatto un giro per i trevigiani per capire anche chi ha seguito questa tradizione anche oggi. Una tradizione che arriva da lontano. Si narra che la regina d'Ungheria, durante un viaggio da Venezia a Padova, si ammalò di febbre malarica alle porte di Treviso. La mattina del primo agosto, quando ogni speranza sembrava essere perduta, la badessa, la monaca del convento, decise di scendere in cantina e di spillare una caraffa di mosto bianco, fermentato di uva Sant'Anna, che fece bere fino all'ultima goccia alla regina, che riuscì a sopravvivere. Può cadere un campanile, ma non una tradizione, quindi è un detto ormai consolidato.
L'ho bevuto il bar, ma non subito però. Prima del caffè. A volte dicono contro le malattie, a volte anche per il raccolto. Cioè, devo ancora capire qual è la vera cosa, però... Però lei nel dubbio l'ha bevuto? No, un bicchiere di vino fa sempre bene. Questa mattina ha bevuto il bicchiere di vino da tradizione. No, un litro. Lei l'ha bevuto questa mattina? No, assolutamente. Io d'origine sono calabrese, però ormai sono 30 anni che sono in questo territorio trevigiano e apprezzo questa tradizione. Infatti sono stati tantissima gente che sono venuti a brindare prima di iniziare una colazione. Abbiamo bevuto già il bicchierino di vino bianco perché primo di agosto fa bene per gli occhi. Ma praticamente siamo ubriachi. No, adesso ho caso, bevo ben vogliare l'altra bottiglietta, l'ha messa in frigo. Beviamo caffè perché non ci crediamo e lo beviamo stasera. Prima di passare a Belluno, un aggiornamento di cronaca con un incendio in questi minuti di arbusti e sterpaglia che si sta sviluppando a Santa Lucia di Piave sul greto del Piave. Ci sono i vigili del fuoco, in arrivo anche i volontari AVAB di Maserada appunto per cercare di domare questo incendio di sterpaglia e arbusti presso il greto del Piave a Santa Lucia di Piave. Adesso andiamo nel bellunese. E si è conclusa la scorsa notte la sperimentazione di 2 mesi volta al risparmio energetico attraverso lo spegnimento dell'illuminazione pubblica dalle 2 alle 4. Stamane l'assessore Paolo Gamba si è confrontato con gli uffici competenti per una valutazione dei risultati di questo esperimento, ma non mancano le polemiche. Belluno ha dato un taglio all'illuminazione pubblica per 2 mesi, giugno e luglio, e i lampioni del centro delle zone periferiche sono stati spenti dalle 2 alle 4 di notte. Un provvedimento passato in sordina fino a qualche giorno fa, quando più di qualche cittadino insonne a spasso per la città è rimasto sorpreso dall'assenza totale di luce nel centro cittadino e nelle frazioni. La decisione di spegnere i lampioni, tutti i lampioni, è stata assunta lo scorso mese di maggio con delibera della Giunta Massaro, d'intesa con i sindaci di altri comuni, per far fronte al rincaro dell'energia elettrica. La misura sperimentale è scaduta la notte scorsa e ora la palla passa alla nuova amministrazione. Come intendete procedere? Ci sono 2 alternative. O spostiamo ancora di qualche mese questa sperimentazione di 2 ore, dalle 2 alle 4, oppure cerchiamo di trovare una soluzione mettendo un lampione sì e un lampione no. Adesso chiederò anche le autorizzazioni da parte della parte della prefettura per capire se questo è possibile. Una misura che ha portato un risparmio pari al 18% della spesa totale, che i rincari dell'energia si stima porteranno a un aumento di 500.000 euro in più rispetto al 2021, ma che impatta sulla percezione della sicurezza pubblica. I problemi di sicurezza sono altri, non solamente la luce, ci sono altri tipi di problematiche. Ed è chiaro che questa cosa qui nasce dal fatto che non si è pensato prima a determinate soluzioni. Io so che Conegliano, Vittorio Veneto hanno pensato molto prima a cambiare le luci a LED, hanno pensato molto prima a fare il fotovoltaico, hanno pensato molto prima a trovare soluzioni alternative. Oggi il Comune si trova ad affrontare una vera e propria emergenza di bilancio. Fare economie e risparmiare sono le parole d'ordine dell'assessore Gamba. Non parliamo solo ed esclusivamente di economie per la luce o per il metano o per il gasolio, parliamo di dover andare a vedere punto per punto dove possiamo risparmiare per dare i benedetti servizi ai cittadini. Un principio di incendio ha interessato questa mattina la palestra delle scuole medie di Cencenighe. Il fumo è partito dai pannelli dell'impianto fotovoltaico che sovrasta la struttura, come vediamo nelle immagini dei vigili del fuoco. L'intervento tempestivo dei pompieri di Agordo assieme ai volontari e al personale di Belluno ha consentito di domare in breve tempo le fiamme e il lavoro per la messa in sicurezza della struttura è terminato attorno alle 15. Non si conoscono al momento le cause dell'incendio né i danni ancora da quantificare. Sollecito di pagamento dall'ULS 1 Dolomiti per una visita che risale, pensate, al 2014, di cui lei non ricorda nulla. La vicenda raccontata dalla diretta protagonista. Una storia che ha dell'incredibile ci viene raccontata da una nostra telespettatrice che ha chiesto di mantenere l'anonimato. Ho trovato la richiesta di un importo di 152 euro per una prestazione sanitaria effettuata dalla ULS numero 1 Dolomiti.
avvenuta nel 2014. Io sono letteralmente caduto dalle nuvole perché sono passati 8 anni. L'unica cosa che so, perché ho già avuto delle prestazioni private e anche quelle pubbliche, prima si paga e dopo ci visitano, perché se non facciamo vedere la ricevuta del pagamento il medico non ci fa neanche entrare. Io ho telefonato immediatamente per sapere che prestazione, e mi sono sentito rispondere che loro lavorano solamente tramite email o fax. Io gli ho spiegato che sono molto anziana, che vedo anche poco, che non so usare il computer e che esistono ancora le poste. E questa mi ha buttato giù il telefono. E ieri mattina ho ricevuto una telefonata intimidatoria che dovevo pagare immediatamente e compagnia bella. E io gli ho detto, io non lo so che tipo di prestazione ho avuto, perché non è che non voglio pagare, però voglio sapere per quale motivo devo pagare questi 152 euro, che poi non so neanche se è giuridicamente corretto che venga richiesto una riscossione dopo 8 anni. La nostra telespettatrice ha chiesto solo chiarimenti, non ha alcuna intenzione di esimersi dal pagamento se, e sottolinea se, la visita è stata fatta. Soprattutto lascia perplessi il fatto che non abbia mai ricevuto solleciti di pagamento in questi 8 anni dall'ULS in questione. Lei ha deciso di far conoscere questa storia perché lo stesso potrebbe essere accaduto anche ad altre persone. È un ennesimo abuso e addirittura ledi i diritti civili dell'individuo, un trattamento di questo genere. È molto arrabbiata lei per quello che sta succedendo? Ma io sono razionalmente arrabbiata, sono giuridicamente arrabbiata, perché vengono lesi i miei diritti di cittadina dal momento che io sono una persona rispettabile. In chiusura il Palio di Feltre, perché si accendono i motori sabato sera con la sfida della Cernide, così si chiamava la milizia territoriale della Repubblica di Venezia. Sono scesi in campo i quartieri che sabato prossimo in Piazza Maggiore daranno vita alla prima delle 4 gare del Palio. Il via all'evento del weekend, alla presenza della sindaca Viviana Fusaro, del presidente del Palio Eugenio Tamburrino, il vicepresidente del gruppo sbandieratori e i presidenti dei quartieri. Durante la cerimonia sono stati presentati i trofei destinati ai vincitori delle 4 gare che si concluderanno sabato in del Moro con la tradizionale, come vediamo, corsa dei cavalli. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Bentrovati al meteo. Torna a rinforzarsi l'anticiclone africano, primi giorni di agosto con caldo in aumento e tempo in prevalenza buono, anche se non mancherà una certa instabilità. Vediamo insieme il dettaglio di martedì. Sul Veneto condizioni di variabilità sin dal mattino in montagna con nubi irregolari e qualche temporale. Altrove sarà più asciutto e soleggiato, ma non si escludono nel pomeriggio occasionali acquazzoni che dai rilievi potrebbero estendersi anche alla zona pedemontana e all'alta pianura. Venti moderati da nord-est, temperature come detto in aumento, minime tra 16 e 25 gradi, massime invece comprese tra i 30 e i 34 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso sarà instabile sui monti con rovesci sparsi possibili fin verso le zone limitrofe, più sole invece altrove. Temperature minime sui 20-22 gradi, massime intorno ai 32-33 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Avremo un parziale soleggiamento con annuvolamenti e locali temporali a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 19-20 gradi, massime sui 32 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza.